Satirio per l'archeologia, 18ª edizione. Io sono Antonella Falcioni, presidente della Proloco e organizzatrice della serata. E vi passo Luciano Sardiello, il professor Sardiello, che è presidente e ideatore del premio. Un premio nel nome di Saturo, dell'antica Satirion, un nome abbastanza conosciuto nell'ambito della cultura della Magna Grecia. Un personaggio importante quest'anno. Siamo alla 18ª edizione e quale edizione migliore si poteva verificare con la presenza qui graditissima del professor Carlo Recigno, illustre archeologo di fama internazionale. Io, come presidente del premio, ringrazio il professore della sua presenza e la comunità di Leporano le è grata. Ringrazio io voi per questo invito, è sempre un piacere tornare nei posti che sono stati il luogo e lo scenario della più antica civiltà dei Greci in Occidente. E tornare qui nella zona di Taranto, a Leporano, visitare il castello è sempre, per chi si occupa di archeologia e chi si occupa soprattutto di Magna Grecia, è sempre un'emozione, quindi sono io a ringraziare voi per questo onore concesso. Grazie al professor Recigno, noi come associazione Proloco di Leporano non potevamo che avere questa grande responsabilità poi organizzativa, per cui questa sera è un punto di incontro tra i grandi della soprintendenza, del Museo Marta e dell'amministrazione anche in toto, per cui noi ringraziamo l'amministrazione comunale che ci sostiene in questa manifestazione, la regione ci patrocina, ci dà il patrocinio, per cui speriamo di creare questa sinergia tra arte, cultura, spettacolo. Io invece vorrei ringraziare vivamente la commissione scientifica costituita da personalità di grande spicco, dall'architetto Maria Piccarreta, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi, Lecce, il soprintendente archeologico di Bari, il dottor Luigi La Rocca, la dottoressa Eva degli Innocenti, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il professor Mario Lazzarini, esperto in archeologia subacquea e critico archeologico, e la professoressa Giovanna Bonivento, studiosa di tematiche archeologiche. A loro va il saluto e il vivo ringraziamento come presidente del premio e come associazione turistica Proloco. Grazie. Ringrazio tutti coloro che ci sostengono, coloro che credono in queste iniziative di elevato spessore culturale e pensiamo di poter offrirvi questa sera una vera sinergia di cultura, spettacolo di alto spessore. Grazie a tutti. Collateralmente al premio simbolico dedicato all'eminente dell'archeologia ci sono quest'anno dei conferimenti, dei riconoscimenti speciali a grandi esponenti del mondo del teatro. Conferiremo un riconoscimento al regista Antonio Minelli che ci delizierà con una performance della Scuola di Teatro Moody. Un premio notevole sarà dato anche a un laureato in architettura che ha eseguito un lavoro sul parco archeologico di Saturo, qui presente, che è Andrea Nannini insieme al correlatore Vincenzo Moschetti. Intanto grazie insomma di questo invito, e il progetto di ricerca affrontato sull'area archeologica di Saturo è un progetto di ricerca in collaborazione
collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, che mira quindi a restituire, insomma, una sorta di dignità e di fruibilità del parco archeologico e delle rovine. Andrea, magari se vuoi... Sì, senza dubbio è un progetto interessante che lavora nel solco già tracciato di altre architetture geograficamente lontane ma con caratteristiche molto simili, che sposano l'idea di un'architettura effimera che si adagiano sulle tracce archeologiche senza mai comprometterne la leggibilità, ma hanno la funzione di, con grazia e delicatezza, ricostruire i volumi e gli antichi spazi che appunto un tempo rappresentavano. Un progetto sicuramente interessante e stimolante da poter lavorare qua. Prego. Grazie. E altro conferimento al violinista Francesco Greco, alla dottoressa Cannella, musicologa, e al dottor Tramonte. Francesco Greco, qui questa sera conferiremo un riconoscimento speciale come talento della musica. Che dire, grazie inaspettato, qualcosa di bello, la cultura fa sempre bene, noi nel nostro piccolo siamo una piccola azienda, l'ensemble, un grazie alla dottoressa Falcioni, insomma grazie a tutti, Deborano. Grazie a te, Francesco. Vi risentiremo alla fine della serata, grazie a Francesco, che però, grazie Fabio, resta qui sul palco perché nell'ambito della Satirion per l'archeologia c'è una segnalazione di merito artistico a Francesco Greco. Ve la leggo. Francesco Greco, dopo aver conseguito il diploma e la laurea di secondo livello in violino presso l'Istituto Musicale Paisiello di Taranto, si è perfezionato alla scuola del maestro Sergei Diachenko di Roma, si pronuncia in questa maniera. Ha partecipato a vari concorsi nazionali e si è esibito come solista in varie formazioni orchestrali accanto a musicisti del calibro di Stefan Milenkovic e Andrea Griminelli. Con il tenore José Cura ha registrato il CD Passione di Padre Pio. Solista, dotato di particolari ed eccentrici virtuosismi, vanta importanti esibizioni in Italia e all'estero. Insegnante di violino, ha profuso passione e impegno nella formazione musicale dei giovani allievi. Fondatore, arrangiatore e base della Francesco Greco Ensemble, ha registrato negli studi del Valentino Master Recording il disco Suoni del Mediterraneo. Nell'agosto 2012 ha vinto il premio internazionale Clio 2012 come musicista dell'anno. Nel novembre dell'anno successivo ha pubblicato con successo il CD La Voce dell'Anima, in cui ha voluto far conoscere il violino come strumento eclettico, ricco di immagine fantascientifica, con suoni magici dagli effetti sorprendenti. Francesco Greco. La dottoressa Yolanda Lotta, per favore, qui sul palco, consegna questo bellissimo riconoscimento, un'opera dell'artista Aldo Pupino, che raffigura Satiria sul destino. Le parole meglio evitarle, solo grazie, grazie a tutto il popolo che ci segue, che fa crescere questo marchio che è l'ensemble di Francesco Greco. Siamo una grande squadra, siamo una piccola azienda, abbiamo una base di 3.000 concerti nel giro di 10 anni, abbiamo visto di tutto, io sono un sincero, l'ammetto, di aver visto dal posto più brutto che si possa vedere al posto più magico, al più bello che questo. Fa piacere che questo premio è stato presente all'interno dell'estate leporanese con una presenza durante la presentazione del libro di Caprarica,
e anche durante la presentazione del libro di Vida Carbone. È un piacere averti, grazie, sei bravissimo. Continuiamo con alcuni riconoscimenti, il dottor Tramonte, medico chirurgo luminare della medicina, e l'imprenditore Montanaro, che è un filantropo della cultura. Allora, Satirion per l'archeologia, 18ª edizione. Io cito il nostro slogan: riconoscimento all'impegno e al valore scientifico di chi attraverso l'archeologia ha nobilitato la storia del nostro passato. Nell'ambito del Satirion, la Proloco conferisce un riconoscimento speciale al regista, attore di teatro Antonio Minelli, colui che ha realizzato nel nostro territorio la scuola di teatro Mudi. Sì, proprio questa sera vedremo una brevissima esibizione da parte dei corsisti del Teatro Mudi. Fondamentalmente è un misto, perché ci sarò anch'io con dei testi e loro avranno una creazione di alcuni movimenti tesi a raccontare un po' quello che è proprio il nostro territorio, quindi dalle usanze alle quotidianità, insomma, dell'oggi qua in Puglia. E la scuola di Teatro Mudi è una scuola che è diffusa su alcuni comuni regionali della Puglia e intende proprio questo: attraversare non solo la parte teatrale o recitativa o altro, ma anche dal movimento alla legislazione, dalla tecnica alla recitazione, ovviamente, che è la base poi per ogni corsista. E noi quest'anno continueremo con il secondo anno della Scuola di Teatro Mudi. Quindi siamo onorati di premiare Antonio Minelli. Grazie. Presente con grande onore e grande orgoglio per noi la dottoressa Eva degli Innocenti, dirigente del Museo Marta di Taranto, a cui passo la parola per una breve considerazione. Siamo molto onorati di aver fatto parte del comitato scientifico del premio per la seconda volta, quindi siamo anche molto onorati di aver scelto appunto una persona che tra l'altro ha lavorato molto al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, quindi è veramente un grande onore per noi. Quindi, come una bellissima occasione che sempre si rinnova tutti gli anni, di questo premio prestigioso a cui il Marta è molto onorato di partecipare. Accanto a me, con grande onore, il soprintendente dottor Luigi La Rocca. Anche al dottor La Rocca due brevi paroline. Sì, anche per me è un grande piacere. Insomma, io, avendo diretto la Soprintendenza Archeologica della Puglia per qualche anno, ho partecipato più volte sia alle riunioni del comitato scientifico che diciamo individua e seleziona i premiati, sia anche alle manifestazioni di chiusura. È sempre molto, molto emozionante, soprattutto essere a Leporano, che è un luogo cardine dell'archeologia tarantina, no? Per la presenza del parco archeologico e dell'area archeologica di Satirion, a cui il premio è dedicato, e quest'anno, diciamo, è stato attribuito ad uno studioso eminente dell'archeologia della Magna Grecia, come diceva la dottoressa degli Innocenti, che ha partecipato anche all'allestimento di una sezione del Museo di Taranto ed è uno dei massimi esperti dell'architettura sacra greca e tarantina in particolare.
Il Satirium per l'archeologia è patrocinato dall'amministrazione di Leporano, il sindaco è il nostro supervisore, è colui che continua fortunatamente e felicemente a credere nella nostra iniziativa. Sindaco, due parole di incoraggiamento per questa serata. Beh, senz'altro dobbiamo ringraziare come al solito la Prologo, perché è la professoressa Falcioni che è la presidente di questa associazione, che comunque ben si è comportata e ben si comporta. E chiaramente porta avanti il premio Satirion con tanto impegno insieme al professor Sardiello, quindi questo non può fare che piacere all'amministrazione, che comunque con piacere, ripeto, e con onore condivide questo passaggio, questo evento che per noi è importante, quel premio dell'archeologia. Quindi siamo proprio nella terra del Satirion e quindi è bene che il premio all'archeologia si protragga nel tempo e venga incentivato. Noi siamo i primi, forse gli unici a chiaramente sponsorizzare, fra virgolette sponsorizzare, il premio Satirion, e lo faremo sempre. Grazie. E noi siamo veramente grati al nostro sindaco. Allora, il 18° premio internazionale Satirion per l'archeologia ha un emblema molto importante, che è l'immagine della ninfa Satiria. La ninfa Satiria è la ninfa eponima, cioè Epicoria, che ha dato appunto il nome alla località di Saturo. Lo scultore Aldo Pupino ha realizzato una lastra realizzata in lavorazione toreutica, sbalzata e cesellata, che dall'inizio del premio è l'emblema del premio dato all'archeologo, quest'anno l'archeologo, illustre archeologo Carlo Rescigno, molto conosciuto per la sua ricerca sul Tempio di Apollo a Pompei. Oltre alla immagine della ninfa Satiria ci sono anche i riconoscimenti speciali a personalità del mondo della cultura, del mondo dell'arte, e a questi personaggi vengono dedicati medaglioni, quindi anche in questi medaglioni è sempre l'immagine della ninfa seduta appunto sul delfino, quindi è un'immagine mediterranea. La ninfa rivive nel premio Satirion per l'archeologia e si auspica che questa immagine sia anche il prodromo per una ulteriore valorizzazione del territorio ed in particolare del santuario della sorgente della ninfa.